Questa mattina a Teramo presso la Sala Fagnano l'ASLI di Teramo ha fatto il punto su alcune attività dell'azienda e sulla situazione riguardo alla gestione della pandemia. Durante la conferenza sono stati presentati tre nuovi primari di pediatria, pneumologia e chirurgia vascolare. Naturalmente diversi punti toccati sul tema pandemia, con particolare attenzione verso il mondo della scuola. Il massimo sforzo della ASD sarà impiegato proprio per garantire la riapertura dell'anno scolastico in massima sicurezza. Il direttore generale Maurizio Di Giosia ha rimarcato l'importanza del tracciamento e della vaccinazione, armi migliori per combattere il virus e le sue diverse varianti. Il Di Giosia, eh, il primo punto toccato ovviamente è quello relativo alla pandemia, anche se questa mattina è stata l'occasione per presentare una una sorta di restyling dell'azienda con tre nuovi eh, primari, l'invito, tracciamento e vaccinazione. Sono queste le armi migliori per combattere il Covid? Sono le uniche armi, le armi che abbiamo, oltre al buon comportamento della gente, delle persone, nel saper rispettare, perché eh, quello che va insegnato a tutti, che devono, tutti devono capire, che non si deve proteggere per noi stessi ma anche e soprattutto per gli altri per non dare problemi di salute agli altri. Quindi le regole oggi sono quello di vaccinarsi il più possibile e di fare il tracciamento perché i contagi eh, al fine di isolare questa brutta variante e noi come ASL facciamo, come possiamo dire, sequenziamento di tutti i positivi in maniera tale di vedere l'origine, qual è la variante che ognuno di noi porta dentro di sé. Il responsabile regionale dei vaccini, dottor Brucchi, ha evidenziato il buon lavoro svolto, con una piccola tirata d'orecchi a una parte del personale docente e non docente, ancora non completamente vaccinato. Il 3,5% di personale docente e non docente che aveva dato la propria disponibilità alla piattaforma e che poi non si è vaccinata. Li andremo a, diciamo, a contattare, perché avendo, avendo dato la propria disponibilità, voglio dire, si, vogliono, si volevano vaccinare e più c'è una percentuale, circa il 10% di personale docente e non docente che ha fatto la prima dose ma non ha fatto la seconda, per cui non ha completato il ciclo vaccinale e questo è un altro aspetto importante perché il ciclo vaccinale va completato in tutto diciamo, il suo percorso perché chi ha una sola dose non è garantito, quindi adesso il target come ha detto il direttore di Giosia è sulle scuole, eh, ci stiamo concentrando su questo sia a livello locale che a livello regionale, ma siamo soddisfatti della nostra campagna vaccinale.